Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sono Luca Simoni ed oggi vi parlo di caffeina. La caffeina è certamente il nootropico più utilizzato al mondo. Si stima che circa l'80% della popolazione normale la consumi abitualmente. Dal punto di vista chimico, appartiene alla famiglia delle metilxantine, alcaloidi dall'elevata attività psicostimolante. I vantaggi associati all'utilizzo di caffeina sono decisamente elevati in termini di numero e significativi in termini di apprezzabilità. Da una parte vi è un aumento del focus ed ancora un aumento della capacità di gestione energetica ed un aumento della performance sportiva, sia nell'attività di endurance che nell'attività di forza. Chiaramente le due attività devono essere gestite con dosaggi di caffeina differenti. Ancora, l'utilizzo di caffeina facilita e tende a procrastinare, quindi a spostare la percezione della fatica ed aumenta la capacità dei riflessi. Tuttavia, la caffeina è associata, se troppo dosata o assunta in maniera scorretta, a degli effetti secondari decisamente non trascurabili, come ansia, sudorazione, confusione ed incapacità di concentrazione. Per questo motivo, ricerca e sviluppo di TN Pharma ha scelto NewCaf. Si tratta di una caffeina microincapsulata ottenuta attraverso un brevetto a marchio registrato di LipoFoods, che ha la capacità di sostenere nel tempo il rilascio di caffeina. Le molecole di NewCaf sono infatti caratterizzate da un sottile strato lipidico attorno alla molecola, che ne facilita da una parte il transito a livello del fegato e dall'altra permette una progressiva demolizione da parte di enzimi epatici che rendono disponibile la caffeina nel tempo. Basta ricordare che mentre il metabolismo di un normale caffè è attorno circa ai 15 minuti, il metabolismo completo di NewCaf si aggira intorno alle 3 ore. Ma quali sono i vantaggi effettivamente associati all'utilizzo di NewCaf? In primo luogo, abbiamo una maggior capacità di concentrazione sia a bassi dosaggi che ad alti dosaggi, che non sono più associati ad effetti secondari così elevati. In secondo luogo, non abbiamo il famoso effetto rebound. Effetto rebound, che è giusto ricordare, avviene soprattutto quando si assume caffeina con altre sostanze zuccherine, in cui si vede un aumento della concentrazione dei neurotrasmettitori associata alla supplementazione di caffeina ed un altrettanto rapido crollo degli stessi. L'utilizzo di NewCaf invece permette una salita rapida ed una discesa altrettanto rapida di questi neurotrasmettitori. Ancora, vantaggi associati a NewCaf sono un ridotto effetto di tolleranza ed un effetto più prolungato nel tempo. Una compressa di NewCaf contiene circa 100 mg di caffeina, quindi milligrammo più, milligrammo meno, quello che è contenuto all'interno di un caffè espresso, con il vantaggio appunto che l'attività di questo caffè viene sostenuta nel tempo. Ma chi può utilizzare NewCaf? Di fatto tutti gli individui, dai sedentari agli sportivi. Gli individui comuni che desiderano affrontare la propria giornata con slancio ed energia possono utilizzarla al mattino, mentre gli sportivi professionisti o dilettanti che desiderano ottenere il massimo risultato da supplementazione con caffeina la possono utilizzare prima e durante la loro attività, in relazione a quello che è il loro sforzo specifico richiesto. Vi ringrazio dell'attenzione, ci sentiamo la prossima volta. Ciao!